Il punto è approvato. Presidente, ci sono problemi ancora di streaming. Per favore, Presidente, non funziona lo streaming. Non me lo dica. Come glielo devo dire? Ok, mi ha formalizzato. Presidente, 20 giorni, Presidente. Consigliere Abate. Impedisce ai giornali, ai cameraman di fare. Io tirò sempre la massima. Presidente, mi dica lei, io educatamente. Se vuole riparare la telecamera, lo segnaleremo all'azienda che ci ha segnalato. E per 20 giorni cosa avete segnalato? Grazie, consigliere. Presidente, lascio l'aula. Sindaco, la invito a intervenire. Ma chi ha interesse a non prendere provvedimenti contro questa ditta? Chi ha interesse a non prendere provvedimenti? Ma si oscura il segnale, si oscura. La prego. Questi sono soldi del contribuente pagati. Noi li paghiamo. Noi non dormiamo la notte per oscurare la telecamera. Non ho detto questo. No, ho detto perché non interviene. Ma la posso invitare a non parlare dal banco senza microfono? Presidente, per favore. È la massima. Allora, avete impedito ai cameraman di lavorare. Io la ringrazio. Ora lo streaming non funziona. A che sindaco vuol rispondere cortesemente? Mi faccia verificare, grazie. E non è che sono pazzo, ci sono le immagini. Grazie, vabbè, lascio l'aula, buona giornata. Ecco la prova di come il servizio streaming non funzioni, un servizio pagato con i soldi del contribuente. E io pago, guardate. Passiamo alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, mi dica per cosa, consigliere, grazie. Proprio con riferimento al discorso dello streaming, volevo sapere, ma sono state fatte delle verifiche tecniche, delle simulazioni, perché rispetto all'ultimo consiglio comunale sono trascorsi circa una ventina di giorni. E quindi voglio dire, si poteva tranquillamente simulare al posto dei consiglieri, al posto della presidenza, simulare appunto dei lavori in corso, onde vedere come il servizio funziona rispetto ai problemi tecnici. Ora è stato, seppur provvisoriamente, ho visto messi dei pannelli, dei poster, però il discorso è vedere, ecco, se volevo sapere se fossero state fatte delle verifiche, perché in effetti non è che ci vuole molto a fare le verifiche, basta che anche il singolo tecnico parla al posto mio o al posto suo e si vede se il sistema funziona o meno. Volevo sapere questo. Grazie consigliere Abate.